Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, va invece e mostrati al sacerdote e offri per te e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Braccio e sestre, fratelli e sorelle, il Vangelo che abbiamo sentito ci riporta la relazione sull'incontro di Gesù tra Gesù e un lebbroso. Nel tempo di Gesù, la lebbra era una malattia inguaribile, si moriva da questa malattia e oltre a questo era una malattia contagiosa. Appena toccavi un lebbroso, diventavi lebbroso anche tu. E secondo la legge dei giudei, chiunque aveva la lebbra era allontanato dalla città. E lebbrosi non potevano vivere con altra gente, ma vivevano in certe cave, valate, ma non nell'accampamento. E i loro parenti portavano loro il mangiare, gli lasciavano su qualche pietra il mangiare per non contagiarsi e così vivevano. Se i lebbrosi dovevano andare in un altro luogo, dovevano essere coperti dalle lenzuola e si vedevano solo gli occhi e la labbra superiore. Dovevano suonare il campanello in modo che la gente sappia che passa un lebbroso, o se non avevano una campana, dovevano gridare: «Sono impuro, sono impuro», come abbiamo sentito nella prima lettura. I lebbrosi si consideravano come una specie di maledizione di Dio, ira di Dio. Loro erano vivi, ma erano rifiutati, erano praticamente morti, rifiutati da tutti. Se nel corpo umano si vedeva un tumore, una macchia, si considerava subito lebbra e succedeva che qualcuno magari guariva da questo tumore o da questa macchia perché non aveva la lebbra e doveva presentarsi al sacerdote. Qui nel Vangelo abbiamo sentito che un lebbroso che ha toccato il fondo
non rispetta la legge ebraica, si avvicina a Gesù e dice a Gesù: Gesù, se vuoi, puoi guarirmi. Puoi ridarmi praticamente la vita. Questa scena è molto dolorosa, molto commovente, perché davanti a Gesù è un uomo. Un uomo che vive il fondo della miseria umana. E lui è inginocchiato, modesto, davanti a lui e lo prega. In questa sofferenza, quell'uomo ha capito di essere profondamente umile. La sofferenza è la scuola più grande per ogni uomo. Mai come nella sofferenza, l'uomo può maturare spiritualmente. Questo è il mistero della croce, della sofferenza. Oso dire che molte persone, appena si ammalano, guariscono. Sì, non ho sbagliato. Appena si ammalano, guariscono. Allora si apre quel muro, cade quel muro dell'orgoglio, della superbia, dell'egoismo e si apre la via verso Dio e hanno il desiderio di Dio. Quando hai il desiderio di Dio, questo ti porta verso la guarigione. Gesù sapeva che cosa quest'uomo portava nel cuore e come si sentiva. Perciò Gesù, in un certo modo, è commosso da tanta fede, da tanta umiltà di questo uomo. È interessante, quest'uomo non insiste. Non insiste. Ma dice: se vuoi, puoi guarirmi, se non vuoi. Questo è forte, potente. Lui lo ringrazia lo stesso, qualsiasi cosa faccia. E Gesù lo tocca, gli dice: sii puro, lo tocca e questo è guarito. Cosa ci dice questo incontro di Gesù? Ci dice che Gesù è uguale verso tutti. Ogni uomo è creatura. Ogni uomo è immagine di Dio. In ogni uomo è nascosto Dio, il seme del bene. Che uno sia malato o sano nel senso fisico, questo non importa nulla per Gesù. Per Gesù molto più importante è lo stato d'animo dell'uomo, lo stato d'animo. Sentire, essere pronto. Il mio cuore deve diventare un terreno fertile. Io voglio aver fame, aver sete di Dio. Importante l'interiorità, il cuore dell'uomo. Se Gesù non avesse guarito nel senso fisico questo uomo, l'ha guarito nel senso spirituale, perché l'ha avvicinato come se fosse suo fratello, l'ha avvicinato come uomo, l'ha toccato. Questo è potente, è forte. Anche se Gesù non rispetta la legge ebraica, perché si tratta dell'atto di carità, questa è la legge più importante, la legge dell'amore. Il vero amore non conosce i limiti, non conosce leggi, non conosce nazionalità, solo amore. C'è lebbra oggi? Sì,
Oggi esiste questa lebbra, ma questa lebbra oggi è guaribile. Mentre dicevo che la lebbra è contagiosa, credo che tutti abbiamo pensato alla nostra lebbra attuale, nella quale viviamo ormai da un anno. Questo coronavirus che è seminato nel mondo intero. È seminata la paura che ha preso i cuori degli uomini e questa paura si diffonde con la velocità della luce. Siamo nella paura, ma noi non dobbiamo aver paura di questa lebbra. Dobbiamo stare attenti, ma non aver paura, perché nella storia c'erano varie pandemie. Venivano e andavano via, così passerà anche questa. Esiste oggi questa lebbra che è inguaribile, che è sempre presente. Il pensiero solo di una cosa non guaribile, subito pensiamo alle persone che muoiono dalle malattie inguaribili, vari carcinomi, tumori, varie malattie inguaribili. Indipendentemente dal fatto che la medicina ha fatto progresso, l'uomo ha paura di andare dal medico perché aspettiamo, abbiamo paura di ciò che è forse peggiore. Ma esistono anche altre malattie, malattie del nostro spirito, che distruggono non soltanto me, ma anche la mia famiglia. Quando immaginiamo soltanto che ci sono tante persone dipendenti dai giochi d'azzardo, tante persone dipendenti di vari vizi, alcol, non soltanto loro, ma questa è una malattia contagiosa perché è la croce per la famiglia intera. I mali moderni sono diventati quasi normali. I mass media sono tanto forti che anche l'uomo più forte possono proclamare lebbroso e possono proclamare colui che è lebbroso sano. E la cosa peggiore è che molti ci credono. In me c'è la lebbra, c'è qualche malattia non guaribile, qualcosa che non cambia. Io forse sono portato a giudicare. Questi sono buoni, questi sono cattivi, a questi aiuterò, agli altri no. Esistono forse dentro di me quei peccati che di cui non voglio liberarmi nemmeno. Il peccato è la lebbra o no? Un'abitudine cattiva è lebbra o no? Bestemmia. Se odio qualcuno o sono invidioso di qualcuno, invidioso nella famiglia, questo è la lebbra. Se non ho la misura giusta di qualsiasi cosa, questo è la lebbra. Se posso aiutare e non aiuto, sono impuro o no? Questo incontro tra lebbroso e Gesù, questa purificazione, sinceramente questa nostra Međugorje mi fa ricordare a questo incontro. A Međugorje molti, proprio in questo luogo,
sono venuti impuri. Sono venuti coloro che hanno toccato il fondo della sofferenza umana, ma molti da Međugorje sono tornati puri, guariti. Quando pensiamo soltanto quante persone qui si sono lavate, purificate nel sacramento della riconciliazione, si sono uniti a Dio, non sono forse questo incontri di grazia tra l'uomo e Dio? Molti, come questo lebroso del Vangelo, non potevano nascondere la loro gioia che hanno provato in questo luogo santo e hanno testimoniato di Međugorje nel mondo intero, come questo lebroso. Ecco perché tutti hanno sentito parlare di Međugorje. Fratelli e sorelle, Dio che si è rivelato in Gesù Cristo ama ugualmente ogni uomo, lo accoglie ugualmente. Se non fosse così, non gli avrebbe dato la vita. E poi Dio ci ha creati alla sua immagine. Nessuno ha simile a te. Sei unico, irripetibile. Non hai prezzo, sei originale dall'originale. Nonostante tutto, Dio non giudica mai l'uomo. Certo, condanna il peccato dentro di noi, ma non condanna l'uomo, ci dà sempre un'opportunità nuova. Perciò anche noi, se vogliamo guarire, se vogliamo liberarci dalla lebbra, come questo uomo lebroso, dobbiamo ritornare, dobbiamo fare quel primo passo verso Dio, rivolgersi come Lui e dire: Gesù, desidero guarire e Tu puoi guarirmi se vuoi. A Gesù desidero convertirmi. Queste parole devono essere parole profonde, parole veritiere, non parole formali. Questo è il pericolo di tutti noi che rivolgiamo nostre implorazioni verso Dio. Spesso sono le forme, le parole ripetute automaticamente come lo fanno i pagani. Perciò, mentre viviamo questa nostra vita, rivolgiamoci al nostro Dio e preghiamo Dio affinché illumini le nostre vie, la nostra mente, per usare tutte le nostre forze, tutti i doni che Dio ci ha dato. Quando vediamo il corpo umano, ha mille ossa, muscoli, siamo tanto elastici, possiamo fare mille mosse con il nostro corpo, siamo creati per lottare. Quando cadiamo, di rialzarci, a questo siamo chiamati. Sempre ci saranno delle cadute, ma Dio è sempre qui, le sue mani sono rivolte verso di noi, ecco perché dobbiamo sempre rialzarci. Ringraziamo Dio per tutto, che siamo sani o malati, in qualsiasi senso. Quando preghiamo Dio, diciamo come questo lebroso: Gesù, se tu vuoi, puoi guarirmi, se non vuoi, ti ringrazio lo stesso. Fa che io possa guarire proprio in questa malattia, affinché io abbia sempre più sete di te. Soffriamo, aiutaci, ma Gesù, non ti prego di liberarmi dalla malattia, dalla croce, dalla sofferenza, ma ti prego, Gesù, non allontanarti da me, non abbandonarmi nella mia sofferenza con la mia croce, non abbandonarmi nella mia vita quotidiana. Amen.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Braccio e sestre, uputimos. Condiviso il pane alla parola, con una sola voce leviamo la preghiera a Gesù perché non faccia mancare alla sua Chiesa il pane che la sostiene nel pellegrinaggio terreno. Per la Chiesa edificata sul fondamento che è Cristo, offra ad ogni uomo la mensa della parola e la mensa dell'Eucaristia. Preghiamo. Per l'umanità lacerata dal peccato e lontana da Dio, possa sperimentare tutta la premura di Dio e ritornare sui suoi passi con umile fiducia. Preghiamo. Per quanti sono chiamati a operare per i fratelli, non si lascino prendere dalla gloria distraendo l'uomo dal vero bene che è Dio. Preghiamo. Per le donne, non debbano le madri piangere i figli partoriti con dolore e uccisi dalla droga, dalla guerra e dagli incidenti. Preghiamo. Per chi sta lottando contro il peccato, senta accanto a sé la misericordiosa e paziente tenerezza di Dio e la forza d'amore della Chiesa. Preghiamo. Gospodine Bože, u tvome saziaci, Signore Gesù, del pane tuo corpo e del vino tuo sangue, perché tutta la nostra vita sia vivere di te nella condivisione con tutti i fratelli. Questo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli.